Ciao a tutti, sono Maria Antonietta Faina e lavoro con il gruppo Remark. Remark offre consulenza in tema di ambiente, sicurezza, medicina del lavoro e sistemi di gestione fin dal 1988 e vanta una squadra di esperti qualificati che possono assistere le aziende su tutto il territorio nazionale. In questo video e nel prossimo voglio parlarvi del Covid-19, l'infezione provocata dal virus SARS-CoV-2. Come se nell'ultimo anno non ne avessimo sentito parlare abbastanza. Purtroppo, fra i molti problemi causati dal virus SARS-CoV-2, c'è anche questo. A partire dal febbraio 2020 si sono diffuse in tutto il mondo, principalmente tramite i social network, notizie assolutamente prive del minimo fondamento scientifico, che tuttora alimentano atteggiamenti che vanno dal negazionismo al complottismo. Non c'è nessuna pandemia, il virus non esiste, è stato creato in laboratorio, con il vaccino ci verranno iniettati dei microchip e così via. Vogliamo adesso fare un po' di chiarezza? Esistono dei sì, esistono dei no e dei non lo sappiamo. Sfortunatamente, malgrado la ricerca medica e scientifica abbia lavorato a un ritmo che non ha precedenti nella storia, le cose che non sappiamo sono ancora molte. Di fronte a qualcosa che non sappiamo, il comportamento giusto non consiste nel cercare a tutti i costi un colpevole o in generale una spiegazione da fonti non qualificate, ma piuttosto nell'adottare un approccio prudente senza cadere in assurde paranoie. Ma vediamo qualcuna di queste notizie. La prima, la mascherina è inutile, anzi è anche pericolosa per la salute. Qui ci vuole un grosso no. La mascherina non è magica, ma è utile e come? A seconda delle tipologie, se correttamente indossata, protegge in modo efficace sia chi la porta, sia chi si trova a breve distanza. Quanto al fatto che sia pericolosa per la salute, evitando in questa sede spiegazioni scientifiche del perché non è così, basta solo pensare semplicemente a quanti professionisti da sempre la indossano tutto il giorno senza la minima conseguenza. Medici, infermieri, dentisti, ma anche verniciatori, carpentieri, manicure. Poi c'è una seconda notizia speculare alla prima. Perché non ci lasciano riunire in pace? Se tutti indossano la mascherina, si può stare anche in 100 in una stanza senza alcun problema. Sfortunatamente, questo è un altro no. È ormai ampiamente dimostrato che il virus non si trasmette solo con i droplet, ossia goccioline di saliva, ma anche sotto forma di aerosol, microscopiche particelle di liquido disperse nell'aria e da essa non più separabili. Mentre i droplet cadono a terra per effetto della gravità, gli aerosol in un luogo chiuso possono rimanere nell'aria anche per molto tempo, rendendo inefficace anche il distanziamento. L'unica soluzione è limitare il numero dei presenti e garantire sempre un buon ricambio d'aria naturale, indicativamente almeno 5 minuti di finestra aperta ogni ora di utilizzo. I luoghi dove questo ricambio non è garantito è meglio per ora evitarli. Poi ce n'è una che mi piace particolarmente. Per bloccare il virus bisogna bere bevande calde o soluzioni disinfettanti o chi più ne ha più ne metta. Eccoci al terzo no. Il virus SARS-CoV-2, purtroppo, vive benissimo alla normale temperatura corporea, che è di circa 37 gradi. Una bevanda, per quanto calda possa essere, non aumenta in modo significativo questa temperatura. Per quanto riguarda i liquidi disinfettanti, che siano domestici o per la cute, questi non vanno mai né ingeriti né utilizzati per sciacqui o gargarismi. Non solo non hanno alcuna efficacia contro il virus che, ricordiamoci, alberga nell'apparato respiratorio, non in quello digerente, ma possono provocare gravi intossicazioni, anche assunti in minima quantità. In questo video abbiamo parlato del Covid-19 e di alcune delle fake news più diffuse. Per non perdere i nostri prossimi video, iscrivetevi al canale YouTube del gruppo Remark. A presto e buon lavoro!